Buongiorno a tutti voi cari amici. Per questa mattina ho scelto per la meditazione il versetto 3 in 1 Giovanni, capitolo 3, che dice: «E chiunque ha questa speranza in lui purifichi se stesso, come egli è puro». Amici, questo versetto vorrebbe forse insegnarci che ognuno può rimuovere una macchia di colpa dalla sua anima? No. E allora che cosa significa purificare se stesso? Significa guardare la morale e la rettitudine di Dio, osservare la sua santa legge e comprendere che Gesù si è fatto peccatore per noi. È attraverso Gesù che si accetta la verità nel cuore e solo essa è in grado di purificare l'anima e proteggere dalle tentazioni. Chi dimora in Cristo può chiamarsi vero cristiano. Ogni sforzo umano per purificare la propria anima da sé risulta inutile. Tutta la deformità dell'anima è davanti a colui che giudica con giustizia. A meno che la verità non sia piantata nel cuore, non può controllare la vita. Il cuore deve essere purificato da ogni contaminazione morale. Ma come avviene la purificazione del cuore? È un'opera che l'uomo può fare con l'aiuto dello Spirito Santo. Lo specchio che riflette la santa legge di Dio deve aiutarci a discernere i difetti del nostro carattere morale, ad abbandonare i peccati e indurci a lavare la propria veste nel sangue dell'agnello. L'invidia, l'orgoglio, la malizia, l'inganno, le liti e la criminalità saranno bandite dal cuore che riceve l'amore di Cristo e in cui alberga la speranza di essere trasformato alla sua somiglianza. La religione di Cristo perfeziona e nobilita il suo possessore. Non importa quali relazioni abbia avuto nella vita e per quali circostanze sia passato, gli uomini che diventano dei cristiani illuminati possono elevarsi al di sopra del livello dei loro caratteri antichi fino a raggiungere una maggiore forza morale e mentale. Coloro che sono caduti nel peccato e nel crimine e sono stati degradati da esso, solo grazie ai meriti del Salvatore possono rialzarsi a una posizione poco inferiore a quella degli angeli. Ma mentre lui continua a vivere nella trasgressione della legge di Dio, non può essere influenzato dal Vangelo. Non può guardare alla salvezza di Cristo come a qualcosa di pura grazia. Quando la luce della verità risplende nella sua mente e gli fa comprendere pienamente le richieste di Dio e realizza la gravità delle sue trasgressioni, egli riformerà le sue vie, sarà leale con Dio attraverso la forza ottenuta dal suo Salvatore e vivrà una vita nuova e più pura. Abbiamo una grande opera da fare per trasformare il nostro carattere al modello divino. Tutte le abitudini sbagliate devono essere abbandonate. L'impuro deve diventare puro di cuore. L'uomo egoista deve mettere da parte il suo egoismo. L'uomo orgoglioso deve liberarsi dal suo orgoglio. L'autosufficiente deve vincere la sua fiducia in se stesso e comprendere che senza Cristo è nulla. Per ottenere tutto questo è indispensabile avere una relazione vivente con Dio. Un cuore ostinato e ribelle può chiudere le porte all'influsso della grazia di Dio e a tutta la gioia dello Spirito Santo. Ma le vie della saggezza sono vie deliziose e tutti i suoi sentieri sono pace. Più ci avviciniamo a Cristo, tanto più le nostre parole e azioni mostreranno la sottomissione e la potenza della sua grazia ci trasformerà. Possa il Signore aiutarci in questa grande opera su noi stessi. Amen.